Faccio vedere questa immagine che PG Battista ha postato sui social, è un fotomontaggio che gira molto in rete, al posto della lupa c'è un cinghiale. Ieri abbiamo dato conto della denuncia di Massimo Lopez e oggi vi portiamo a Roma Nord, vediamo questo video trionfale, che è diffuso anche il messaggero.it. Sì, sì, vediamo. Sì. No, io non rido. No, è veramente incredibile. Non possiamo spiegare per chi non è romano e stiamo parlando di una strada, come avete visto. Via Trionfale, Cortina d'Ampezzo, Roma Nord, sì. Un quartiere non lontano dal centro, molto abitato, densamente abitato, sì. Erano Borghese. Le 5 del pomeriggio, c'era molta gente in strada, gente che faceva l'aperitivo, che ha filmato la scena, con gli applausi che ci hanno ricordato un po' quando Silva Coscina e Ricky Barabba applaude Christian De Sica che fa un qualcosa di sconsiderato in una cena di gala, bravo, bravo, era più bravo, o meno bravo. Già andare a quello. E chiedo al mancato sindaco Battista, che... No, io non rido, perché... Cioè io mi sento umiliato, mortificato, sinceramente. Adesso non si può dire più di tanto perché siamo in campagna elettorale, però è mortificante. Cioè, oramai sì, certo, uno la prende a battute, c'è chi dice, c'è addirittura la gara tra quelli che preferiscono essere aggrediti da un cinghiale e quelli da un gabbiano, cioè per dire, perché poi c'è anche quell'aspetto, cioè il pericolo viene da sotto e da sopra. Sì. Più da sotto sotto i topi, perché i topi... Ma... Beh, quelli, diciamo, no? Vecchi clienti. Il classico. E credo che i cinghiali siano nemici dei topi, così ho sentito dire. Però, boh, magari si combattono tra di loro, contraddizioni in seno al popolo. Però, però non rido, cioè non si ride più. No? Cioè, è drammatico questa cosa. Poi, oltretutto, non è che uno dice come mai. È semplice come mai, perché siamo sommersi da quella che a Roma chiamiamo, posso dirla con termine vernacolare, la monnezza. Esatto. E quindi, con tutta la monnezza, i cinghiali trovano che ci sta il loro cibo e vengono qua da lì.